Benvenuti in questo nuovo video in cui vi avrei voluto mostrare come realizzare un comodo supporto per smartwatch, questo qui in particolare. Utilizzo il condizionale perché sono partito con un'idea non ben strutturata e quindi in corso d'opera ho cambiato talmente tante volte il modo di realizzarlo che i clip che ho girato non sono più coerenti dall'inizio alla fine, quindi non avrebbe avuto molto senso mostrarvi come realmente l'ho realizzato. Quindi ve ne parlerò adesso così a tavolino per darvi un'idea e consentirvi di realizzarlo nel modo migliore possibile. Il risultato finale è questo. Ho deciso di realizzarlo io, poiché in rete se ne trovano veramente tantissimi tipi, principalmente in plastica, di quelli anche molto economici. Ho deciso di realizzarlo io perché l'idea sarebbe quello di utilizzarlo per caricare l'orologio vicino il letto sul comodino. Ovviamente utilizzare del legno massello, in questo caso del mogano, vicino nella stanza da letto è molto più bello, secondo me. E poi comunque mi fa piacere costruire le cose da me, lavorare in legno, e quindi l'ho realizzato. La forma è molto semplice, c'è una base quadrata con lo spazio per far passare il cinturino, la parte ovviamente bassa, poi l'alloggiamento per ospitare il dischetto caricabatterie, che in questo caso dell'Apple Watch, e col passaggio del cavo per farlo uscire. E qui c'è un leggero smusso per consentire all'orologio di appoggiarsi meglio sul dischetto, e nient'altro, ci sono dei filtrini sotto per non graffiare il materiale su cui lo andrò a appoggiare, e poco più. L'idea originale era quella di ricavare qui sotto, ecco perché in realtà c'è una parte così ampia sulla base, quindi di realizzare qui sotto uno spazio per ospitare l'alimentatore, dove poi andava da essere collegato il suo cavetto, per non avere cavi in giro e soprattutto per avere la possibilità di inserire un interruttore che staccasse la 220 quando non lo utilizzo, per evitare di alimentare continuamente il sistema quando ovviamente l'orologio non è collegato per essere caricato, per una questione anche di sicurezza oltre che di consumo. Mentre lo realizzavo mi sono reso conto che fare questa lavorazione qua sarebbe stato poco utile. Ho ricavato lo spazio qui sotto e quindi l'alimentatore è esterno. L'alimentatore esterno l'ho comunque modificato perché ho intenzione di interrompere l'alimentazione a 220 dell'alimentatore, perché il problema rimane, quindi quello di non alimentare sempre il dischetto per l'orologio. Ho quindi acquistato un semplice alimentatore 220 USB, di quelli che si trovano veramente ovunque, anche molto molto economici, di quelli a forma di spina. Ho recuperato il circuito interno eliminando tutta la parte di plastica, la parte della spina che occupa veramente molto spazio. L'ho alloggiato in uno scatolino molto piccolo in cui ho anche associato l'interruttore sulla linea 220, quindi ho la possibilità di spegnere la 220 schiacciando il tasto quando non mi serve l'alimentazione. Per realizzare questo supporto non ci vuole molto in realtà. Io ho utilizzato un pantografo, di quelli molto anche economici, per i principali tagli e i principali spazi che vedete, soprattutto questo centrale. Poi sono andato di lima e di carta vetrata per rifinire le parti. Anche tutti gli smussi negli angoli sono tutti fatti a mano con la carta vetrata. La zona inclinata del supporto invece l'ho ricavata prima con una raspa da legno, per ovviamente tirar via più materiale possibile, e poi ho rifinito tutto con la carta vetrata. Per rifinire tutto il supporto ed evitare che il legno si macchiasse con le impronte digitali, la polvere e quant'altro, ho fatto una passata di vernice da legno, di quelle lucide, una leggera lucidata, ed ecco qui il prodotto finito. Il foro posteriore, oltre a consentire l'uscita del connettore USB, quindi della sua dimensione, e l'uscita del cavo, serve a introdurre un qualche oggetto di forma allungata per estrarre il dischetto, qualora vorreste utilizzarlo in altre situazioni. Magari lo volete portare in giro, in viaggio, e si estrae in questa maniera.
si trova il foro per alloggiare il dischetto, come dicevo prima, e questo taglio laterale per far passare il cavo. Ovviamente all'interno c'è un ulteriore taglio nel legno per consentire al filo di fare una U e tornare indietro e passare attraverso il foro centrale, come si vede qui. Poiché il foro per alloggiare il dischetto caricabatterie l'ho realizzato manualmente, per evitare di fare dei danni direttamente sul supporto finale, quindi poi dover buttare via tutto, ho realizzato una dima su un pezzettino di compensato per poi essere utilizzato con le frese col cuscinetto, quelle copiatrici. Quindi una volta realizzata la dima, ho sovrapposto la dima al supporto e ho realizzato il foro con il pantografo. È venuto un foro molto preciso. Anche perché il foro deve essere del diametro giusto, poiché questo dischetto è magnetico, se è troppo stretto ovviamente non sarebbe entrato in sede, se è troppo largo invece sarebbe venuto via nel momento in cui l'orologio sarebbe stato estratto dalla posizione, perché essendo magnetico quindi sarebbe venuto via. Inizialmente pensavo che per tenere fermo l'orologio in posizione sarebbe stato necessario chiuderlo sul supporto, in realtà non è necessario perché l'effetto magnetico del caricabatterie è sufficiente a tenerlo su e quindi rimane in posizione sempre. Per chi fosse interessato a conoscere le dimensioni del supporto, ve le dico adesso in tempo reale: sono 8 cm di larghezza della base, quindi di tutta la superficie, per circa 11,5 cm di altezza. E di profondità parliamo di 4,5 cm, sempre circa. L'apertura che ho realizzato per consentire il passaggio del cinturino è circa 2,5 cm. Queste non sono misure da rispettare al millimetro, perché sono da adattare sulle proprie esigenze e anche sul proprio gusto. A me piace così, a qualcun altro potrebbe piacere uno smusso più accentuato o nessuno smusso, con una testa piramidale o con una forma anche un po' più strana. È una questione di fantasia e dell'estro della persona che va a realizzare l'oggetto. Quindi, ricapitolando, è un oggetto molto semplice da realizzare, da fare a mano con l'ausilio magari di un pantografo, e non ci vuole molto. Io l'ho fatto in un paio di serate. Rifinirlo con la vernice è una buona idea, è sempre una questione di gusto, però la vernice o un impregnante per legno lo protegge il legno dall'utilizzo di tutti i giorni. Quindi, ricapitolando, non è un oggetto difficile da fare, si realizza in un paio di serate. Per il tipo di legno da utilizzare è una questione di gusto. Io ho utilizzato del mogano perché il mogano mi piace molto e poi perché ne avevo già un pezzo conservato e ho approfittato per utilizzarlo in questo progettino qui. L'unica lavorazione in cui porre particolare attenzione è il foro in cui si alloggia il dischetto caricabatterie, perché come già vi ho spiegato deve andare con precisione all'interno e offrire un po' di attrito per non farlo venire fuori con troppa facilità. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto per non perdere i prossimi video e condividete questo video e il canale stesso con i vostri amici sui vostri social, così mi aiuterete a far crescere il canale e a realizzare video più spesso e sempre di migliore qualità. Se avete domande, curiosità o suggerimenti, i commenti sono a vostra disposizione, come i miei social, e troverete il link in descrizione. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!